chiedere l'autorizzazione. Ma da chi? E chi è? Monteruga è oggi un paese fantasma, erbaccia che cresce sulla piazza, le arcate dei portici spente, qualche solaio che viene giù. Monteruga, con due R, come la chiamano qui, è di peggio. È un paese intero a cui è negato l'accesso, guai a metterci piede, ora è proprietà privata. Ma qual è adesso il futuro di Monteruga? Monteruga è diventato il nome di uno spot di una grande multinazionale belga del fotovoltaico, la Bel Power, che a fine 2009 ha ceduto poi questa parte di azienda alla Gestamp Monteruga Solar, che fa parte del grande gruppo societario Blu Solar 1 SRL, con sede a Palermo. Sarà una coincidenza, ma Palermo è la città in cui vive un altro personaggio cardine di questa storia. Ma come c'è finito qui Maurizio Zamparini? La SEBI, che possiede il villaggio e 1.000 ettari intorno, è una società, lo ricordiamo, interamente partecipata dall'IRI, che in questo periodo ha alla presidenza il democristiano Romano Prodi. Le proprietà vengono vendute o svendute all'asta ad una società che, guarda caso, viene costituita qualche mese prima proprio a Napoli, dove ha sede la SEBI. È la Monteruga di Fasano, con un capitale sociale stratosferico per una SRL, quasi 2 milioni di euro. Ha tra i suoi maggiori soci, per il 97%, Angelo Guarini, espressione di una famiglia di spicco del Partito Socialdemocratico Fasanese. Sarà una coincidenza anche qui, ma il tutto avviene negli anni in cui al governo c'è Bettino Craxi, socialista, che in quel partito ha uno dei suoi maggiori alleati e ha in questa zona un suo ministro, tratto dalle file del PSI, Claudio Signorile. Sono molte e varie le voci che circolano tra Fasano, Veglie e Salice e che vorrebbero Signorile direttamente interessato alla privatizzazione di Monteruga, al suo acquisto da parte della società dei Guarino. Lui, raggiunto telefonicamente, smentisce in maniera categorica. Non so di cosa sta parlando, sinceramente. Dalla società di Fasano, comunque, nel 2001 Monteruga viene acquistata dalla Masserie Salentine SRL. Di chi è? Appartiene per il 99,5% alla holding Gasda & Company e per lo 0,5%, eccolo qui, a Maurizio Zamparini, che, badate bene, della holding milionaria è però pure il presidente del consiglio di amministrazione. A capo di Masserie Salentine ci piazza poi il figlio, Paolo Diego. Ma che cos'è Gasda? È la società madre di una miriade di altre società. C'è anche la Salice 2 SRL, con la stessa sede di quella costellazione di società dai nomi dei pianeti, che ha presentato i progetti incastrati a Tetris proprio sui 200 ettari di Zamparini che ricadono in località Monteruga a Salice. Ma come avrà fatto Zamparini a rilevare proprio Monteruga? L'acquista, abbiamo detto, nel 2001 dalla società di Fasano. E lui, Fasano, ce l'ha nel cuore, in fondo è di casa. Nel 2008 l'imprenditore friulano apre il portafogli e finanzia, da privato, il Partito Democratico, con un versamento da 100.000 euro concesso direttamente a chi? Al senatore Nicola Latorre, d'Alemiano di Ferro e, coincidenza, proprio di Fasano. Per carità, tutto lecito, è una libera donazione che risulta dai dati ufficiali registrati al Parlamento. Ma caso vuole che quel finanziamento venga effettuato proprio tramite la società agricola Masserie Salentine, quella insomma che possiede Monteruga, che così, da patrimonio dello Stato, pubblico, di tutti, diviene prima un pezzo di territorio trattato come pacco regalo e poi viene utilizzato, almeno in questo caso, come bancomat privato per rimpinguare le tasche dei partiti.